E ciao a tutti, io sono Crio, vi do il benvenuto in questa nuova serie su Lara Croft Tomb Raider Legend. Voi vedete che ci ho giocato perché ho sbagliato, ho dimenticato una roba. E nulla, vi porterò la serie al 100%, sempre se non faccio pezzacci, che mi dimentico una roba nascosta e niente. Direi di iniziare questa serie. Vi porterò un livello a video e prenderò tutti quanti i tesori, però non faccio le prove a tempo. Sono su PC perché avevo iniziato la serie su PS2, ma purtroppo sull'emulatore va troppo male. Anzi, la residenza Croft si bugga pure, si glitcha tutta, una roba assurda. Quindi rinizio dal PC. Ho pagato 70 centesimi grazie agli sconti di Steam. E iniziamo, buona visione! Solo perché nessuno li ha mai visti, non significa che non esistano. Questo è vero, ma forse sono loro a non voler essere scoperti. Ho sentito che sono piuttosto feroci. Gli Yeti sembrano feroci. Magari sono solo stufi di vivere sempre al freddo. A me non piacerebbe. Tu non avrai mai freddo, Lara, se non sarai tu a volerlo. Guarda! Harry, che succede? Signora Croft, Mayday, Mayday! Qui Bravo Tango 229! Il motore di sinistra è andato! Alimentazione incrociata! Finiremo per schiantarci! Il motore di destra non risponde! Non se non è strettamente necessario. Stabilizzatore in panne! Timone fuori uso, perdiamo quota! Stiamo scendendo in picchiata! Tieni gli occhi chiusi, tesoro! Non voglio chiudere gli occhi! Questa idea. In realtà è come salire una scalinata, solo molto meno noioso. Beh, diciamo che mi viene da vomitare ogni volta che guardi giù. Ehi, ecco Alistair. Prendi un auricolare. Così presto? Ma non eri a Firenze? Alla fine ho dirottato su Genova, andando avanti di questo passo la mia tesi non vedrà mai la luce, ma questa è un'altra storia. E tu che ci fai in Bolivia? Ti arrampico! Alistair, ti presento Tiwanaku, un'incantevole civiltà pre-Inca, attualmente in rovina. Sto dando la caccia ad alcuni. Bene, infatti. Iniziamo a prendere il primo tesoro di bronzo, proprio qua. Io mi sono creato una lista solo di numero dei tesori e man mano me la segno. Poi troviamo subito un altro tesoro di qua, andiamo di qui così. E lo troviamo qua dietro. I primi tesori sono stronzata. Ok, possiamo andare avanti e andare a recuperare quello d'argento, il primo. Dunque, passiamo di qua. A me girano le balle, l'avevo iniziato su PS2 perché io questo qua ce l'ho. Fammi il favore di dare un'occhiata al tuo palmare. Funziona, sei questo che ti stavi chiedendo. Ottimo, lo vendono come impermeabile, dovresti poterci nuotare senza troppi problemi. Dicevo, questo qua io lo posseggo sia su Xbox 360 che PS2, che adesso anche su PC, che ho recuperato proprio coi saldi, perché trovo più comodo registrare da PC rispetto da altre parti o da PS2, ma con l'emulatore il gioco va a mone, come si dice. Si glitcha nella residenza Croft e poi lagga ogni tanto, quindi niente, era impossibile da portarlo lì sopra. Quindi ho deciso di acquistarlo su PC ed era l'unico che mi mancava, tra l'altro. Qua accendiamo la luce.
e recuperiamo, come vi dicevo, il primo coso d'argento. Io me lo segno sul telefono così mi accorgo se dimentico qualcosa. Qua possiamo scendere ed andare avanti. Mamma mia Lara, che bella che è. Io l'ho sempre amata con questo design. Dai, quanti di voi non si sono fatti dei sogni erotici anche con quella PS1, con quelle due piramidi? La roba. Allora, qua spegniamo la luce e andiamo avanti. Prossimamente recuperiamo un altro tesoro di bronzo. Appena più avanti. Qua attenzione a questo pietrone che vi farà del male. State qua. Buon salve. Allora, qua ci attacchiamo col bastone. Ci è mancato un pelo di Lara. Andiamo un po' più in là, che non so se quel bastoncino riesce a prenderlo, se no vai. Ovviamente io cercherò di fare meno morti possibili, ma ho scoperto che delle volte... Ricevuto, ma non vedo ancora nessuno scalatore. Come faccio a sparare a vista se qui non c'è nessuno? Sono sveglio dall'alba per occuparmi di un problema che non si vede. Questa me la leggo al dito. Non ho problemi a dirlo. Dicevo che ho scoperto che delle volte il gamepad non so, smette di funzionare questo gioco, non capisco il perché. E mi è capitato. Non saprei dirti. Allora, qua recuperiamo un altro tesoro di bronzo, come vi dicevo, del terzo. Poi saliamo qua sopra e buttiamo giù un pietrone per far sì che possiamo andare avanti. Questo qua rimane. Perché non va? Vedete, ogni tanto si pacca. Non capisco. Però su Steam c'è scritto che la funzionalità col controller è parziale. Poi io sto utilizzando un controller PlayStation su un gioco che prevedeva l'uso di quello del 360, forse anche quello che ogni tanto va un po' a quel paese. Qua saltiamo qua così, molto facile da fare, vai. Qua saliamo. Allora, là tiriamo il coso, il rampino, buttiamo giusto un medaglione qua e poi una porta, cazzo è. E qua sopra andiamo a recuperare un altro tesoro che adesso vi faccio vedere. Puoi farmi credere che si è messa a saltellare? Da una sorta di balletto. Con versi incomprensibili. Sì, io l'avrei riempita di piombo. Ok, uccidiamo sti due furbi qua che la volevano riempire di piombo, io l'avrei riempita di altro. Andiamo qua. Oh, poi tira pistole. Fatti furba. Allora andiamo qua così, poi com'è che si fa la cosa veloce? Aspetta, devo capire i tasti. Così salto, con cerchio mi butto giù. Con quadrato non fa la cosa laterale veloce. Non mi ricordo se su questo si poteva. È un bel problema, perché se io non so bene i tasti... Aspetta, vai avanti. Se non so bene i tasti, può darsi che in alcuni pezzi faccio game over per colpa di quello. Perché come potete notare non vengono fuori i tasti del controller, bensì quelli del PC, quindi un po' un casino, Qua saltiamo qua e andiamo a prendere quel tesoro di bronzolo. Aspetta, Ora. Qua scendiamo. Dai. Così. E andiamo di qua. Allora, vai. Vai, bravissima. Qua c'è sto furbo. Allora. Vedi, qua mi dice mostra i bersagli barra spaziatrice, ma io c'ho il controller. In teoria è più quadrato, X più quadrato, sì. Qua funziona. Qua c'è un altro tesoro che si piglia col rampino. Ha preso? Così? Sì, me l'ha preso. Quindi è il bronzo 5. Vediamo se è giusto. Sì. E uno d'argento, bene.
Poi qua osservavo, ma non c'è niente. Non è bellissima. Credo di stare per innamorarmi. Lo dici di ogni nuova rovina. Sai che sono una ragazza all'antica. Ed ecco che arrivano gli sporchi turisti a rovinare tutto. L'immagine video è troppo lontana. Cosa vedi con esattezza? Uomini armati. Direi dei mercenari. Che ci fanno qui? Cercano guai. Glielo faccio vedere io il guaio. Qua faccio anche cadere ste pietre, guardateli. Patatan. Allora, qua andiamo a recuperare un altro di bronzo. Aspetta, rotola un po'. Eccolo qua. Oh, me l'ha preso, no? Ok, qua c'è un medikit, ma sono al massimo. Per ora è al massimo, mi manca un pelo. Dai, beccalo. Ho beccato anche l'altro, non ancora vivo. Bene. C'è ancora uno, lo sento. Dov'è? Dov'è? Eccolo lì. Ah, scendi, no, scendi, Lara. Ah, dimetti, che cazzo fa sto qua. Allora, ho visto che c'era un medichitto qua. Dai, vai su, che così mi curo e me lo prendo. Il massimo trasportabile è 3, ma non andate ancora avanti, perché qua c'è un altro tesoro. Bene, dai. Preso il numero 7. Io me lo sto segnando man mano per non perdere il conto. 7 su 10. Bene. Allora, me lo ricordo bene sto livello perché l'ho fatto già su PS2. Poi prima avevo iniziato a registrare, ma ho dimenticato un tesoro. E me ne sono ricordato che oramai non potevo più tornare indietro. Quindi andiamo qui così, tra un po' recuperiamo un tesoro d'argento. Aspetta che noi gli facciamo cadere la cosa in testa, sto qua. Sto pezzo qua nella versione PS2 su emulatore laggava, panico paura, sembrava Matrix, l'effetto Matrix, tutto rallentatore. Dai, beccameli un po', che cazzo devo perdere tempo con sti badola. Ok. Allora noi adesso andiamo qua, così, e ci pigliamo il tesoro d'argento. E se... che cazzo è successo? Avete visto? I bug. Allora, me lo segno, argento, e fin qua ci siamo. Allora, andiamo su. Ho l'idea di essere definitivo. La morte vuole sempre l'ultima parola. Dilettanti. Bene. Allora, forse è qua dentro che io prima... No? Sono stato scemo. Sì, ecco qua il joystick potrebbe buggarsi. Vediamo se mi capita. No, adesso no. A me è capitato che io tenevo premuto quadrato per dondolarmi, ma non andava. È un'abilità che può sopravvivere. Ecco, il tesoro che ho dimenticato era qua. Un altro di bronzo. Per una stronzata così, mi sono andato dritto per dritto. Ok, qua saliamo. Così. Ma dai, non l'ho direzionata bene. Così. Ma perché? Allora, girati ancora un po'. Dovrebbe andare in avanti, cioè indietro, così. Eccola lì, ma porca puttana. Io non capisco. Vai, già anche prima me l'ha fatto sta roba. Io vado su in punta e adesso è andato giusto. Non ho cambiato niente da prima. Qua scendiamo giù pian piano. Qua non c'è nulla. E andiamo sott'acqua e recuperiamo un altro coso, tesoro, sempre di bronzo. Lo troviamo subito qua sopra. Anche questo è facile da scartare, a meno che uno vuol prendere un po' d'ossigeno.
però è qua nascosto, qua dietro. Quindi siamo al numero 9. Sì, adesso è tutto giusto. Torniamo sott'acqua e andiamo di qua. Io odio le parti subacquee, specialmente se come adesso c'è l'ossigeno, perché ho paura sempre di morire. Bene, qua ci dovrebbe essere l'uomo tigre che combatte contro Lara. Suo culetto vuole graffiar l'uomo tigre. Bastardo non muore. Adesso è morto, poverino. L'avrei lasciato lì, ma niente. Ecco, qua c'è il muro infame. Vai. Se no ci pizzica il culetto. E poi Lara ci resta male. Dai, c'ho il fondo schiena, madonna. Allora, andiamo avanti, non dire cose. Dai, ecco, io ho una difficoltà pazzesca a comandare le scatole. Non so perché non riesco, anche su PS2. Dobbiamo utilizzare questa scatola per evitare che ci schiacciano ste pareti. Ovviamente qua a metà ci fermiamo con la scatola che becca tutti i due lati. Così. Se si sposta, ciao buonanotte, ma non dovrebbe. Allora, qua fatemi osservare, non c'è un cascio. Qua c'è un enigma da fare. Un bel enigma. Con pazienza. Allora, qua recuperiamo l'ultimo tesoro di bronzo, che lo troviamo subito qua. Vada Lara, brava. E in teoria dovrei essere a 10, se ho contato bene. Siamo a 10 su 10. Bene, poi qui adesso vi faccio vedere una cosa molto bella di Lara, dove si trova uno di argento. Osservatela bene, quello d'argento si trova precisamente lì dove puntano queste due belle cose. Allora, questa la posizioniamo già, questa cassa, e la mettiamo qua sopra, così poi andiamo a recuperare questa. Vai, e usiamo questo coso come se fosse una catapulta. Allora andiamo qua sopra, così saltiamo qua, usiamo Lara come peso. Ah, lì che c'è il tigrotto. No, ok, me l'ha mirato. Scappa via, va, che se non rompi i maroni. Guarda lì che ho fatto il pezzaccio, ho saltato male. Vai, figure di merda. Allora, in teoria, se riesco a saltare sopra, bene. C'è sempre il tigrotto lì che mi guarda, mi fa emozionare. Così. Bene. È andato dove volevo. Qua sali. E usiamo questo in mezzo. Non su questo tasto. Qua useremo il corpicino di Lara. Eccoli, dovremo fermare questa porta a metà per recuperare il tesoro d'oro. Ma adesso è messo su bene, io lo metto in mezzo, così. Questo luogo sembra piuttosto misterioso. È probabile che originariamente non fosse così. Siamo di fronte ai resti di un qualcosa che risale a migliaia di anni fa. Qua nel video parte apposta così, ma noi dobbiamo far così, poi così per abbassarlo. Vediamo un po' lì com'è. No, non va bene, dobbiamo abbassarlo del tutto, così. Qua mettiamo di nuovo sta cassa qua sopra. Allora, vedrete un taglio perché c'è qualcosa che non quadra, non capisco. Così. Ah no, non basta. Così. Ok, adesso va. Adesso è giusto. Per un millisecondo in più o in meno questo enigma non si può fare, se no. Ma dimetti.
Adesso qua. Boh, avrete visto un taglio perché prima sbagliavo di quel millisecondo. Uno deve stare giusto giusto sul tasto e stavo quel pochettino di meno e non andava bene. Vabbè, taglio. L'enigma almeno lo vedete, perché potete anche andare via senza prendere il tesoro, ma per il 100% bisogna far così. E scendi. Allora, qua andiamo di là, ma prima andiamo a recuperare il tesoro d'argento, poi andiamo a prendere quello d'oro. Il tesoro d'argento è qua sopra, non dimenticatelo. Se morite nella stanza seguente dovrete riprenderlo, io spero di no. Allora, qua sali sulla corda. Corda, una catena. Guardi che bella che soslara, vediamola la visuale. Non ti girare. Oh, si è buggato. Oh, che cazzo fa le picciate. E dai. Ok, vediamo. Ho preso, sì, quello d'argento. Poi vado a prendere quello d'oro e devo staccare un secondo la registrazione perché devo andare ad aprire il cancello a mia madre. Allora, veloce Lara, che devo muovermi, non devo perdere tempo. E qua scattiamo in là. Teoria. Vai. Qua così. Recuperiamo il tesoro d'oro. Qua sopra qua. Così. Vai. Stavo per cadere. Perché non va? Ah. Pensavo di fare un pezzaccio. La bella capriola sexy di Lara. E niente, io adesso stacco un secondo, ma voi non noterete questo. Andiamo avanti, va? Allora, qua c'è un quick time event, speriamo bene. Dannazione, muoviti, muoviti. Giù. Ti prego, joystick. E su. Bene. Là, come potete vedere, c'è un tesoro d'argento che non recuperiamo da lì, ma da un'altra parte. Ok. Stai bene? Respiro ancora, grazie. Bene. Quindi ci mancano due tesori d'argento che prenderemo adesso e avremo preso tutti i tesori. Allora, qua... aspetta che mi calo giù. Se riesco, così. Devo andare di qua di lato, se no ci facciamo del danno. Così. Così e così. Allora, un tesoro d'argento c'è. Appena ho sconfitto sto tigrotto. E il tigrotto bastardotto, dove è andato? Aspetta. Porco maiale. Che visuale di merda. Devo vedere se c'è la possibilità di allontanare un po' la visuale, perché madonna. Allora, accendiamo la luce. Un tesoro d'argento, quello che vi ho fatto vedere prima, si trova qua dietro. Ecco qua. Boh, basta così. Si trova proprio qua. Adesso ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere. Guardate qua dove siamo. Siamo proprio sotto al pezzo del Quick Time Event. Là ci sono le lame. Ecco qua. Aspetta che trovo il buco. È la retta. Ho trovato il tuo buco. No, non quello. Dai, non dire stupidaggini. Però mamma mia, guardatela qua. Eroine così ce ne sono ben poche. Poi adesso con il politically correct non puoi più fare le curvone. Guardate lì proprio la perfezione in un pixel. Siamo vicini all'epicentro dei nostri guai. Andiamo di qua e recuperiamo l'ultimo tesoro d'argento. Così non ho alcuna intenzione. Adesso ve lo faccio vedere. Ma io devo ancora capire come faccio ad andare in là veloce. Ma si poteva in questo titolo. Boh. Vai. Ma ah, sì, ce l'ha fatta. Pensavo di no.
Allora, qua facciamo così. E non è andata. Ma dimetti. Ma vaffanculo, va. Che sfiga. Così. Perché qua, sì, sono obbligato ad andare di là. Allora. Perché se io faccio triangolo non... Ah sì, eccolo. Trovato. Per andare veloce bisogna schiacciare triangolo. Così. Così ci arriva. Ok, adesso ci è arrivato. E andiamo a prendere l'ultimo tesoro. Sali su però. Bene. Al completo. 1 su 1 oro. 5 su 5 argento. E 10 su 10 bronzo. Adesso dobbiamo tornare indietro. Riesco da qua? 9. Ovvio. Vabbè, rifacciamo tutta la stradina. Siamo obbligati. Così. Tanto cambia niente. Vai. Torniamo sempre nel solito posto, anzi così accorcio di un centimetro. Bene, ho trovato anche il tasto per andare veloce. Perché ci saranno pezzi dove c'è il pezzo lì che sta per cadere, dove bisogna far così. Allora, sali su. Andiamo di qua. Non facciamo fail proprio negli ultimi istanti del gioco. Comunque graficamente è molto bello, del 2006 è questo titolo, voi calcolate quello. E anche su 360 faceva la sua sporca figura. Ovviamente la versione peggiore, tra virgolette, è quella PS2. Però mi sembra che il gioco non ha cambiamenti. Sono uguali. A parte la bella grafica. Qua possiamo andare avanti tranquilli. E ci avviciniamo alla fine di questo livello. Hai trovato qualcosa per il fuoco? Lara, che stai... Ah, no, stai indietro! Santo cielo! Che cos'è? Vedo qualcosa nella luce. Resta qui! Cosa? Chi sei tu? Cosa? Cosa vuoi fare a mia figlia? Stai lontano da lei! Non può farti alcun male! Cosa succede? Con chi stai parlando? Oh mio Dio! No! Mamma! Mamma! Lara Croft, speravo proprio di incontrarti. Tranquillo, siamo qui per parlare. Ti ascolto. Hai mai visto qualcosa di simile? È per questo che sei qui. Dove l'hai trovato quello? Non ha importanza. Quello che davvero conta è ciò che fa. Tu lo sai. Quello che so sono affari miei. Non lo sai e questo significa che non hai il pezzo. Amanda diceva che eri distratta. Dovevi fare più attenzione a Paraiso. Amanda? Amanda è morta. Cosa ne puoi sapere tu di Paraiso? Conversazione finita.
conversazione, sto cazzo. Scappiamo dall'elicottero. Ciao. Minchia se cadevi. Vai, madosca, sali su. Ma che cazzo fai le capriole? Vai. Uccidiamo questi ultimi nemici di questo livello. Così. C'è un po' di capriole che Lara fa vedere le sue formette. No, aspetta. Sono curato perché forse non serviva, però meglio non rischiare. Vai. Così. Dai. Ste visuali. Vai. Ok. Vediamo questo medikit. Ce ne dovrebbe essere ancora uno che non so dov'è. Dov'è? Eccolo lì. Bene. Allora ce n'è più di uno. Avevi ragione, padre. Quello cos'è? Cancellate ogni altro impegno. Ci aspetta un bel po' di lavoro. Chissà perché, ma questa mi sembra di averla già sentita. E il primo livello l'abbiamo fatto. Congratulazioni, hai sbloccato la sfida a tempo, ma io non le farò. Hai sbloccato un nuovo costume. Per provarlo vai nella camera da letto della residenza di Lara, oppure seleziona carica livello nel menu principale. Io andrei nella camera non a provare i vestiti. Allora, se siete su PlayStation 2, qua ci sarà anche la possibilità di salvare. Salvate perché la PS2 non ha il salvataggio automatico. Quindi salvate. Invece sul PC e sul 360 mi sembra che anche lì è automatico come sul computer. Io direi che per questo primo video è tutto. Intorno al menu principale, così vediamo Lara. E vi do appuntamento al prossimo, dove faremo la residenza di Lara Croft. Guardate lì, versione 1.2 maggio 18 2006. E nulla, un saluto da Crew, uno dalla Lara, e al prossimo video. Ciao ciao.